Soleil è un sogno. Ma ci sono zero chance. Con Mercedes Enger si è visto. Ma c'è sempre un ma di mezzo. Lori del Santo meglio che gli giri al largo. Stesso discorso per Jeremias e Gustavo Rodriguez. Entrambi, una delusione. Questi punti salienti della lunga intervista che Edoardo Tavassi ha rilasciato a Non succederà più. Programma radiofonico in onda su Radio Radio. Il fratello di Gwendalina. Tra i protagonisti assoluti dell'ultima edizione dell'Isola dei Famosi, ha anche smentito la voce che lo vorrebbe nel cast di LOL Chi ride fuori 3. Nessuno lo ha contattato, ha riferito lo stesso Tavassi, semplicemente perché non è un e se invece arrivasse una chiamata di Alfonso Signorini per il Grande Fratello VIP 7? Beh, in quel caso sarebbe tutta un'altra storia. Siccome io sono vergine di reality, ho pensato di portare Edoardo. Con tutto quello che avrei fatto a Roma, ha esordito. Spiegando che non avendo avuto esperienze pregresse in TV non aveva nemmeno la consapevolezza di stare in prima serata. Innanzi a milioni di persone. Ero al 100% me stesso, ha sottolineato Edoardo. La gente ha percepito che non c'era niente di costruito. Vedevo qualcuno che non c'era la telecamera ed era un morto di sonno. Poi invece vedeva la telecamera e si rianimava. Una di queste era Lori del Santo. Dormiva mentre quando arrivava la telecamera partiva con il monologo. Il suo percorso all'Isola 2022 è stato un successo. Poi la beffa dell'infortunio e del ritiro. A pochi giorni dalla finale in cui era dato tra i favoritissimi per la vittoria. Alla fine ha trionfato il suo amico Nicolas Vaporidis. Il problema fisico al ginocchio ha iniziato a manifestarsi dopo che ha sbattuto su uno scoglio sott'acqua. Senza manco farci caso. Lo prendo in pieno. Esco dall'acqua e il ginocchio mi cede, ha raccontato. Mi ha fatto male solo 2 giorni. Il referto medico mi dava praticamente 2 giorni di vita e con questo referto non volevano prendersi la responsabilità di farmi restare, quindi ho dovuto abbandonare. Il menisco è lesionato. Mi devo operare. Oh,